Hello guys and welcome back to my channel. If you're new here, hello, my name is Germana and today we are going to see 21 Italian useful collocations that you can use at home. Are you ready? Let's get started! First of all, do you know what collocations are? Collocations are semi-fixed word combinations that are very useful in our everyday speech. Their peculiarity is that they are very tricky to translate from one language to another. But in this lesson, I'm going to give it a try and I'll give you the Italian collocation and its English translation, so you can use the English translation as a springboard to help you understand the meaning of the Italian collocation. Number one, suonare il campanello. An example is: ricordati di suonare il campanello prima di entrare. Number two, fare il bucato or fare la lavatrice. They almost mean the same thing. An example is: Simone ha fatto il bucato questa mattina or Simone ha fatto la lavatrice questa mattina. Number three, stendere i panni or stendere il bucato. They mean exactly the same thing. An example is: mia nonna di solito stende i panni in balcone. Number four, fare la lavastoviglie. An example is: dopo cena di solito facciamo sempre la lavastoviglie. Number five, rifare il letto. An example is: di solito rifaccio il letto prima di uscire. Number six, cambiare le lenzuola. An example, cambiamo spesso le lenzuola per abitudine. Number seven, spazzare il pavimento. But you can also say spazzare per terra. They mean almost the same thing. An example, la domestica ha spazzato il pavimento due giorni fa. Number eight, lucidare l'argenteria. An example, ho aperto la credenza per lucidare l'argenteria. Number nine, pulire i vetri. An example, penso che dovremmo pulire i vetri di tutta casa. Dopo la pioggia di ieri si sono sporcati tutti. Number ten, passare l'aspirapolvere. An example, mia mamma passa l'aspirapolvere tutte le mattine. Number 11. Sbrinare il congelatore. An example, bisogna sbrinare il congelatore, c'è troppo ghiaccio nel freezer. Number 12. Apparecchiare la tavola. An example, mentre finisco di cucinare, tu pensa ad apparecchiare la tavola. But you can also say the contrary. Sparecchiare la tavola. An example, la cena era buonissima. Posso aiutarti a sparecchiare la tavola? Number 14. Fare il caffè. An example, dopo pranzo di solito facciamo sempre il caffè. Buono! As we're now referring to kitchen collocations, I'll give you a tidbit that is really common to find here in Italy and that is part of the Italian colloquialism. It is buttare la pasta or calare la pasta. They both mean the same thing, but the first one is more common to be found in the north or in the center of Italy, while the second one is more common to be used in the south. A typical example is: l'acqua bolle, butto la pasta? Number 16. Sbattere i tappeti. An example: la signora del piano di sopra dovrebbe smetterla di sbattere i tappeti sul nostro balcone. Number 17. Innaffiare. But you can also say annaffiare. They both mean the same thing. An example: Laura innaffia le sue piante tutte le sere dopo il tramonto. Number 18. Potare le piante. An example: il giardiniere viene due volte l'anno a potare le piante del nostro giardino. Number 19. Tinteggiare le pareti. An example: Dario ed Elisa
Hanno appena finito di tinteggiare le pareti della loro nuova casa. Number 20. Accendere la televisione. Or accendere la TV. An example. Abbiamo acceso la televisione, ma non c'era granché da vedere. Last one, number 21. Spegnere la televisione. Or spegnere la TV. It is the opposite of number 20. An example. Ricordati di spegnere la TV prima di uscire. Good, that's all for today's lesson. I hope you learned something. And if you have any question, please let me know in the comment section down below. Thank you guys for watching this video. If you want to connect with me, you can find me on my Facebook, Instagram, and Twitter account. See you next time. Ciao!